Signori, benvenuti su Anachronox, un gioco di ruolo sviluppato da Ion Storm, pubblicato da Eidos Interactive nel 2001. Eidos Interactive è chiamata adesso Square Enix. Mi sarebbe piaciuto molto farci la serie, anche perché è un buon gioco. Il problema è che è un po' pieno di bug. Qui ci ho messo già i miei dati, mi sono chiamato Bob. Non so se si vede il cursore, però. Comunque qui ci sono tutti i salvataggi. Facile, normale, molto difficile. E ti fa sapere anche il cosa cambierebbe nelle varie modalità. Allora, direi di fare nuovo gioco. Lo facciamo normale, così com'è. The money, Boots. Or next time, I mix and match. Hit me. Hasn't there been enough of that? Have a heart. You want to dead as kids? Anyone else throwing me out of windows lately? Come clean with the dead, Sly. Dead is no slouch, and he's got muscle. He'll collect one way or the other. Hey, money's tight. As soon as it rains, I'll pour some. I'd suggest a job if I thought you'd take it. Try me. The key to my cellar's missing. Oh, yeah? Where's the job part come in? When you find it, and I pay you. Man, I need a real case. I need a challenge worthy of my deductive and pugilistic skills. But I've got a bouncer. Cute. You want some real advice? Find a job. It's amazing how many of your problems it'll solve. You think? Fatima! Anything on SenderNet? Nothing you're sober enough for. I'm just waiting for business to pick up. What's with the attitude? For one, I'm sick of being dead. And second, I'm tired of watching you drink your life away. When did you become such a bum? I'm not a bum. Prove it. Bums don't have offices. An office isn't a storage room in a cheap bar, Boots. Hey. It's time for a new line of work. Forget it, sweetheart. I'm a detective. It's what I do. Then go out and do it. I'm always here if you ever get off your butt and make useful. Ho lasciato fare e questo doveva essere un... Nel frattempo succedono cose. Allora, ho lasciato correre, anche perché, strano ma vero, qui il Bandicam mi segnala che funziona tutto a 60 fps, non so se è grazie a Steam o per cos'altro. Farò una breve sessione di gioco, vi spiegherò qualche cosina e vi spiegherò anche perché questa non potrà essere una serie su questo canale. O comunque, se mai dovessi decidere di farci la serie, vedrò il come farla, il come portarla, etc. Allora, siamo su Anachronox. Anachronox è questo pianeta abbandonato dai suoi originari abitanti e successivamente ripopolato con razze aliene, umani, insomma varie specie. Quello là che vediamo è un salvataggio. Noi siamo un detective di scarso successo, anzi adesso vi farò vedere che verremo presi per il culo perché abbiamo fatto un bel volo. Dov'è? Forse sono loro. Ecco appunto, c'è del vetro sui tuoi capelli. Ovviamente ci sono varie zone chiamate in modi diversi. Questo gioco lo trovai anni fa, mamma mia, parlare in passato remoto. Lo trovai anni fa su una demo che, se avrò voglia, vi metterò la foto perché è un pochettino rovinata dal tempo. È stata portata di casa in casa perché abbiamo cambiato nel frattempo un paio di case, quindi non è al massimo della... la copertina non è al massimo della sua bellezza, insomma. Vedete, ma che meravigliosa caduta ci hai fatto vedere. È un peccato che il tuo collo non si sia spezzato nell'impatto, mi sarebbe piaciuto sentire il suono. Vedete, qui tutti a rompere il cazzo perché sono caduto. Offrimi un drink e ti dirò il segreto per un combattimento di successo. Io non mi fido, sì bene, compratelo da solo, ecco, a tuo danno. Questo probabilmente poteva anche aiutarci. Allora, come avevo detto prima, vi farò vedere una sessione di gioco e vi farò vedere i vari bug che mi impediscono anche di proseguire e di fare determinate cose. Where do you think you're going, bucko? You're not staggering anywhere until you find a decent job lead, grab some money, and get a camera from your office. Oh, and put that time minder behind you for good luck while you're at it. Yeesh. You are like a little kid sometimes. Questa è la Cortana simpatica. Mamma mia, questo gioco è stupendo, se non fosse pieno di bug maledetti. Adesso non so perché su Steam comunque questo qui è il salvataggio, non ci clicco perché evito. Slyboots, what's your problem? Qual è il tuo problema? Benissimo, andiamoci. Allora, macchina fotografica. Ok, non mi serve. Da notare comunque il cambio di telecamere quando c'è stato il volo. Poi per aprire alcune porte ci saranno dei minigiochi che vi faccio vedere adesso. Ho perso la chiave della stanza sul retro del molo tempo fa, ma scommetto di poter scassinare la serratura. Allora, tieni premuto CTRL e cliccaci sopra. Teniamo premuto CTRL e clicchiamoci sopra. Ora, io non mi ricordo com'era. Barra spazio. A posto. Poi ovviamente più avanti ci saranno le porte più difficili da scassinare. Qui ci sono i soldi. Some dog, che non so cosa siano. Prima di andare là bisognerà cercare un lavoro, come ci ricorda Cortana. Si chiama Fatima. Vedi un altro che ci piglia per il culo. La ragazza. Un'altra che ci prende in giro. Ok, in basso a destra abbiamo visto un F1. Ok, intanto qui ci sono anche le info, c'è proprio una lore. Ora andiamo avanti e vi farò vedere anche i combattimenti, perché dovrebbe esserci a breve. Sì, esatto, proprio adesso ci dovrebbe essere una sorta di tutorial su come combattere. Intanto ok, al momento non ci interessa e andiamo proprio di volata. You're gonna hit me, aren't you? Io non posso farci nulla, eh. Fatevi ammazzare. Deve andare proprio così. Was it something I said? Yeah, to my sister. Special introductory offer at the Temple of Beating up the street. Maybe it wouldn't hurt to brush up on those self-defense skills, don't you think? Ok, andiamo avanti dove c'era quell'orco. Resulting from plate transitions. Stand by. Transition complete. I hate this place. Allora, andiamo avanti. Ora vi farò vedere una piccola cosetta, se riesco, non mi ricordo se è qua, ma che è, l'hanno sistemato? Ma l'hanno sistemato forse? Io non riuscivo, vi giuro che non riuscivo a camminare in questi corridoi. Allora, vediamo un attimo, facciamo un giro più lungo. Questo qui è un centro dove ti insegnano a combattere, quindi è il primo posto che dovrete visitare. Ora, non mi ricordo se era proprio qui. C'era da cliccare su qualcuno. Comunque non lo faccio adesso perché già doveva essere un mini video. Ho lasciato andare tutte le varie... Oh, qui bisogna andare. Vabbè dai, vediamo se riesco a fare un combattimento. Dovrebbe essere lui la persona. Ok, è questo qui. Ci catapulterà in un altro posto su questa piattaforma, ci spiegherà il tutto, noi facciamo molto veloce, andrò un po' a braccio. Ok, ci darà il via. Ok, questo è quello che apparirà, contiene tutte le informazioni, ok. Allora, questa qui è la barra di caricamento, una volta che la barra di caricamento arriverà alla fine noi possiamo attaccare. Ok, qui ci sono le opzioni, andiamo col pugnazzo. E penso che si possa cliccare anche qui. Ok, combattimenti a turni, sempre come Square Enix, come fa Square Enix di solito. Tocca di nuovo a noi. Non ricordo se riusciamo a sterminarlo, però dato che non c'è più, lui comunque ci deride, però adesso... Ok, il superpotere, insomma. Facciamo questo. Abilità battaglia, facciamo Fatima Screen. E sempre su lui. Andiamo un po'. Non si clicca, non clicca. Buson non si... Ok, allora facciamo abilità battaglia. Ah no, su di noi, è vero. È un boost, quindi ci potenzia. O ci potenzia o ci difende, credo. Ah no, è la mira, ok. Poi comunque pian piano, leggendo, si riesce a capire. Finita? Ok. Torniamo indietro, non mi ricordo dov'è. Ok. Vi giuro che facevo una gran fatica a camminare. A camminare qui nei tunnel soprattutto. Vabbè, facciamo di nuovo una prova. Oh, ma mi hanno davvero sistemato. Perché davvero non riuscivo a camminare. Allora, qui adesso il tizio se n'è andato, c'è gente, e adesso apparirà questo. Sarà la nostra vera e prima battaglia. Vediamo se ci dà. Niente, ci crepiamo. Era troppo forte. Allora, ho perso, però non mi va di rifare il tutto. Quindi facciamo che carico questo di universo. Vi faccio vedere un salvataggio dove ero prima io. Questo qui è un robottino storonzo, anche lui, ci pigliano tutti per il culo. Quando dice sembra interessante vuol dire che la porta si può scassinare. In questo caso invece non ci dice niente, non si può fare nulla. Però ci sono delle cose veramente fatte tra virgolette bene, perché è il 2001. Eppure ci sono, per esempio, le stanze fatte così, futuristiche, perché allora il futuristico era tutto ciò. Facciamo così, io la chiudo qui per adesso. Questo qui comunque è un gioco che merita tantissimo. Io purtroppo sono stato sfigato io, perché nel rigiocarlo dopo tanto tempo avevo trovato questo fastidiosissimo bug che non mi faceva andare nei vari corridoi. Non è che non mi faceva andare, ma si bloccava. Riuscivi ad andare, ma dovevi premere anche sinistra perché altrimenti si bloccava. In una scena invece di dove continua la trama, quindi in una per così dire in una cutscene, si sovrapponevano i video e quindi veniva fuori una cacata e non volevo rischiare. Quindi, se il gioco me lo permette, io ci farei anche una serie, ma potrebbe essere anche l'unica serie dove potrei stoppare a questo punto dove mi pare e piace. Premendo F8 ci sono i collezionabili addirittura. Solo che il tasto F8 a me è anche il tasto di pausa della registrazione. E quindi con questi due io vi saluto e spero di farci la serie al più presto a sto punto. Un'ultima cosa, questo gioco l'ho trovato in inglese. E per trovarlo in italiano si va su Steam, sul hub della community, e vedrete che lì, scrivendo Ita o italiano, patch italiano o Ita, salta fuori della brava gente che ha postato il come metterlo in italiano.